Benvenuti a tutti i nostri amici di General Surgery Updates per questo webinar dedicato al trattamento dell'addome complesso. È il secondo tempo in quanto abbiamo già fatto una prima parte dedicata diciamo così, all'impostazione teorica di tutto quello che si collega con il problema del trattamento dell'addome complesso e oggi scendiamo un po' più nel pratico. Presentando dei casi clinici che discuteremo insieme. Diciamo così, nella faculty, insieme a me a discutere, abbiamo Pierluigi Poni, che conoscete tutti, lavora a Firenze e ha un'esperienza enorme nel trattamento appunto di addomi complessi, insieme a Francesco Gossetti, romano della Sapienza, dirige l'unico reparto dedicato interamente alla chirurgia di parete, Andrea Manetti, che lavora anche lui a Firenze, sempre con grosse esperienze in chirurgia della parete. Il padrone di casa, diciamo così, il punto di riferimento locale è Vittorio Lombardo, che salutiamo caramente, lo invitiamo a dare un benvenuto ai nostri partecipanti. Benvenuti a tutti, è un onore e un piacere avervi in questo webinar. Siamo veramente contenti di poter essere partecipi anche questa seconda volta e speriamo di condividere con voi anche esperienze più o meno belle di questo mestiere. Benissimo, Francesco, Pierluigi, Andrea. Ottimo. Niente, ringraziamo. Prego. No, prego, io Pierluigi, sei più No, pure, anziano. prego. No, tu sei professore, sta Tu sei sapiente. più anziano, però. Sì, ma insomma, dai, io sono dottore dell'ignoranza, per cui prima ti dai. Anch'io sono ignorante senza essere dottore, anzi, senti una cosa. Niente, auguri per i lavori, grazie al padrone di casa e grazie ai nostri sponsor che hanno permesso di effettuare ancora una volta questo collegamento e incominciamo. Allora, io come primo caso cominciamo subito e andiamo, il titolo è laparoplastica e addominoplastica dopo chirurgia bariatrica. Il dottor Carlo Presti, Il dottor Chiaropoli lo che sostituisce. viene sostituito sì dal dottor Iapopoli, che presenterà il caso che dopo discuteremo insieme. Allora a te la parola, presentaci il caso, dopo lo valuteremo, lo discuteremo insieme. Aggiungerei che questo è un caso potenziale, è un caso in programma, non è un caso eseguito. Ah, perfetto, allora in fieri diciamo. Benissimo. Ecco, a te la parola se vuoi pure. Buonasera a tutti. Sì, Perfetto, ecco, mi ero dimenticato, lavora, beh, lo dice stessa la slide, all'ospedale Piemonte di Messina e ci presenterà appunto questa problematica chirurgica. buonasera. Come ha anticipato il dottore Lombardo, si tratta di un caso potenziale. Allora, si tratta di un paziente che noi abbiamo sottoposto ad un intervento chirurgico. Non riesco ad andare avanti con le slide. Ecco, un paziente di 27 anni, dove appunto, come ho già detto, è stato trattato da noi per obesità patologica e si rivolge inizialmente a noi di tumefazione alla parete addominale. Tutto questo dovuto al fatto che era stato già l'addome si presentava naturalmente mediana e la presenza di multipli lapocieli, almeno 8 porte erniate, poco dolente alla palpazione, arriva come un formaggio svizzero, uno di 10 centimetri, un fine nei limiti della norma. Pertanto è stato sottoposto a un attacco basale che purtroppo non abbiamo
potuto abbiamo, mi pare che ci siano dei problemi di voce, si può migliorare oppure in questo momento, in quanto il paziente l'ha eseguito esternamente e non, in questo momento era fuori sede, quindi abbiamo questo deficit. Forse alzo la voce io un pochettino, si è inviato a valutazione di chirurgia bariatrica post-operatorio dopo 6 mesi. Abbiamo rilevato un dimagrimento di circa 70 kg, un addome pendulo e i laparoceli multipli che erano cronicamente intasati da aumento. Pertanto la consulenza di chirurgia generale ha proposto una programmazione di laparoplastica con protesi tra circa 6 mesi. La consulenza di chirurgia plastica, che è avvenuto comunque nel nostro stesso dipartimento, ha programmato un'addominoplastica in coincidenza dell'intervento di laparoplastica. Perciò si programma tra 6 mesi per una valutazione per l'intervento chirurgico di laparoplastica con protesi e l'addominoplastica. Naturalmente noi proponiamo un intervento chirurgico open con l'utilizzo sicuramente di una protesi sintetica e con una possibile component separation. Quindi la nostra proposta di intervento sicuramente si indirizzerà verso una reverse toppa o, vista il numero cospicuo di laparoceli che ha questo ragazzo, la possibilità di poter utilizzare una protesi endoperitoneale. Quindi le nostre prospettive sono queste, diciamo. I consigli sono diversi e quindi è un'opportunità grande che ci viene offerta oggi per discutere di questo tipo di intervento con le diverse opinioni dei vari maestri, insomma. Beh, è un problema completamente aperto, penso che si presenti sia anche forse anche di routine nella chirurgia bariatrica, in questo tipo di interventi. Mi piace il termine pancerina, molto probabilmente può essere una improspettiva, nel senso che spero di avere un addome piccolino in cui si adatti questa pancerina. Allora, cosa faresti, Pierluigi? Allora, io non è che cosa farei, io vorrei innanzitutto porre delle domande per capire se ho percepito bene l'impostazione, perché abbiamo avuto grossi problemi di audio, tant'è vero ho mandato un messaggio al tecnico per migliorare l'audio, perché effettivamente sono sfuggite molte cose. Allora, la prima perplessità mi viene quando si parla di fare un intervento di riparazione e di plastica della parocele in un sol tempo. Questo può rappresentare un problema. Pierluigi, scusami, in un sol tempo cosa hai detto? Non ho capito. Cioè, la riparazione dei difetti multipli della parete addominale verrebbe eseguita nello stesso tempo alla riparazione plastica del grembiule, diciamo, cutaneo che il paziente a causa del dimagrimento presenta. Mi sembra di aver capito. Questo è il programma, sì. Ecco, allora, io avrei da muovere una critica. Siccome in passato mi è capitato di farli anche a me, possono coesistere nello stesso tempo dei problemi legati alla perfusione dell'ombelico. E quindi molto spesso l'intervento di RIV, che presuppone delle procedure di preparazione della guaina posteriore dei retti, a livello ombelicale ci sono dei vasi che vengono dalle epigastriche profonde che vanno ad irrorare l'ombelico. Per cui quando tu vai a preparare quel piano per mettere poi la protesi, questi vasi vengono accidentalmente interrotti, riducendo drasticamente l'afflusso di sangue.
Se poi tu fai un'incisione anulare attorno alla cicatrice ombelicale per reimpiantare l'ombelico più alto, cosa molto probabile quando un soggetto perde 70 kg, puoi arrivare ad una situazione di sofferenza della cute della cicatrice ombelicale, con necrosi dell'ombelico stesso. Questa è una situazione che purtroppo ho sperimentato sulla mia pelle nel passato e che ora cerco, diciamo, di valutare ed attuare con attenzione, con discrezione, perché bisogna stare molto attenti. Questa è la prima osservazione. Poi, sull'uso della pancera o pancerina, come la vuoi chiamare, io ho un po' di perplessità perché i muscoli hanno bisogno di essere tonici quando noi li ripariamo. L'uso di ausili esterni, come la pancera, vicariano la funzione della parete muscolare stessa, inducendo un'ipotrofia che invece noi non abbiamo bisogno. Francesco parla di 14 giorni nell'immediato post-operatorio e basta. Giusto. Io non la metterei prima. Ok. Questa è una mia opinione, No, per personalissima, carità, sì. perché io, come sempre, come si diceva, io ho sempre fatto così, cioè abbiamo sempre utilizzato la pancera, ma credo sia più per un effetto ipnotico, o tutt'al più nella fase post-operatoria, per far collabire i tessuti molli sulla fascia e quindi ridurre il rischio di raccolte sieroematiche. Altrimenti, onestamente, se tu speri di contenere la pressione addominale solo con la pancera, io credo che siamo lontani dalla realtà. Questa è la mia opinione. E l'ultimo aspetto, magari la faccio io sta domanda. Lui, ovviamente, noi pensiamo di fare una ripstoppa, è che, come diceva il professor Gossetti, questi pazienti che perdono peso sono, lui usava il termine svaccato, io non trovo un termine più appropriato perché fa capire veramente sta parete proprio un po' danneggiata come l'assa. E cercare di creare quel piano con tutti quei difetti lì, a me è capitato altre volte, è che spesso proprio non riesco a trovare piano, trovo il piano, lo perdo, lo ritrovo. Dico una cosa controcorrente e sono contento se a ascoltare i vostri commenti, però quando non riesco a trovare quel piano, che è l'ideale, retromuscolare, eccetera. E l'alternativa, se non so come procedere, perché non lo so fare tecnicamente, è andare intraperitoneale. Ma non sto dicendo che è la tecnica giusta, sto dicendo che è la bailout, cioè il salvataggio da una situazione che non mi dà tranquillità, vuoi perché è troppo sottile, vuoi perché è bucherellato a formaggio svizzero, come diceva Francesco, vuoi perché magari la nostra esperienza o la nostra tecnica o una combinazione dei due fattori non ci dà sicurezza del classico fazzoletto interno che con un overlap giusto, fissata bene e che forse in alcuni casi è la via più facile sicuramente. Questo era il punto, ecco. Giusto. Non ho ben capito, questi difetti derivano, sono tutti sulla linea mediana? No, questo è no. No, c'è Perché un ho difetto perso. centrale di 15 centimetri, lateralmente a destra uno di 8, gli altri meno di 3, a sinistra uno di 5, uno di 3 centimetri. Insomma, è un addome. Ma da cosa derivano questi difetti? Perché non ho sentito Ah, l'audio. sì, certo, perché non si sentiva bene l'audio. È un ragazzo di 27 anni che veramente era venuto nel nostro centro per il laparocele. Solo che aveva un BMI di 52, quindi era un obeso, e noi abbiamo prospettato l'idea di fare un bypass. Visti i laparoceli cronicamente incarcerati, derivavano da una laparotomia in passato per un'appendicite perforata fatta in un'altra istituzione. E Ah, quindi noi scusa. abbiamo proposto di perdere prima il peso col bypass open, perché in laparo, con tutti quei laparoceli, tecnicamente noi non siamo in grado di farlo, quantomeno viene molto difficile.
Quindi dopo il bypass open rivalutato a distanza di un anno e mezzo, alla perdita del peso, riparare il laparocele poi, più o meno con l'addominoplastica, ma visti gli ultimi commenti, lo faremo rivedere al chirurgo plastico per vedere questa situazione all'ombelico. Scusami, Vittorio, una domanda. Il paziente è stato sottoposto a colecistectomia per caso? No, no. L'unica past surgical history è l'appendicectomia perforata con ascesso pelvico. In sala operatoria hanno fatto una xifo pubica e hanno fatto una laparotomia esplorativa, hanno drenato la cavità addominale, levato l'appendice, lasciato i drenaggi, guarito, fatto il laparocele. Quando ha fatto questo primissimo intervento di appendicectomia, il ragazzo aveva 20 anni, era già un obeso. Sì, sì. Ma non capisco la localizzazione laterale dei difetti. Saranno neanche noi. Drenaggi. Neanche noi. Drenaggi. Prego. Drenaggi. Però allora, i difetti sono veramente da 3 centimetri, inferiori di 3,2 e un altro da 5 centimetri. Sì, ma allora non sono difetti che rendono impossibile frequentare il piano posteriore, secondo Reeves. Troverai anche il difetto, ma un difetto di 2-3 centimetri lo chiudi con punto. Cioè, questo non vanifica, a mio avviso, la possibilità di andare posteriore secondo fare una RIVS, ma ovviamente qua ci vorrà forse anche un allargamento, una componente parziale, se non totale. Sì. Io piuttosto escluderei anche un ragazzo giovane fare un IPOM e mettere una rete endo-addominale. Sinceramente non penso che sia proprio la scelta migliore. E io accetto il consiglio. Io l'ho detto solo perché in passato mi sono trovato nella situazione, lo dico in piena onestà, di non essere capace a continuare. E l'unica via di uscita è mettere la rete IPOM. Dico, spero ovviamente che non capia, faremo di tutto per fare l'intervento giusto, però come pensiero so che se non saremo capaci di farlo, questa è l'ultima chance in sala operatoria che abbiamo, ovviamente. O no? No, è giusto, cioè credo che in un soggetto giovane si debba risparmiare un IPOM, questo di default, perché la protesi ideale non è stata ancora inventata. Se poi il paziente dovesse essere operato in futuro di una procedura d'urgenza, il chirurgo che si troverà ad affrontarlo avrà grosse difficoltà, quindi come ultima ratio posso anche capire, dice, io non riesco a procedere, giusto, come rescue va benissimo. E come rescue solamente. Certo, sì. Certo, però io credo come Gabriele che tu riesca a fare una posterior component separation, perché per quello che mi è dato di capire sul grafico che è stato proiettato, probabilmente una parte dei difetti sono legati ai drenaggi che hanno messo temporibus illis nell'appendicectomia, quindi li trovi nei quadranti laterali, quindi a carico dei muscoli laterali dell'addome, e non sono così grossi, per cui io credo che forse con una posterior component separation dovresti riuscire a risolvere in maniera egregia il problema. Se poi dopo per questioni cicatriziali non ti è dato di farlo, l'alternativa l'hai in pugno, insomma, l'hai già in programma, il piano B è già a disposizione. Sì, e l'ultimo commento è che useremo la pressione negativa preventiva. Però questo mi sfugge, scusami, cioè quando la metteresti la pressione negativa? All'operatorio. Cioè al termine dell'intervento? Sterilità, sì. Sì. Il problema che abbiamo notato in altri casi, ovviamente noi siamo un gruppo giovane, io sono il più anziano, ho 52 anni, però dico quello che succede a noi qui a Messina, usando i concetti, speriamo al massimo, più precisi possibile. Usando questa pressione negativa preventiva, noi purtroppo non abbiamo un decremento dell'incidenza del seroma. Ora vuoi perché forse l'applichiamo male, ma non penso, perché va applicata con molta facilità, però non vedo una differenza, forse perché l'abbiamo usata poco e quindi abbiamo poca esperienza nell'usarla, può essere, però dico, questo vediamo. Guarda, un consiglio che lo diamo volentieri. Allora, questo sicuramente, anche se è dimagrito, è sempre un obeso. È un personaggio che ha probabilmente un sottocute ben rappresentato.
Allora, i consigli si danno dicendo chiudere accuratamente il sottocute. Guarda, delle volte in certi soggetti ci metti più a chiudere il sottocute che a fare l'intervento. Però l'obliterazione degli spazi morti è obbligatoria. Poi, fatto salvo questo, il consiglio di mettere la pressione negativa è un consiglio particolarmente sentito, ma non la userei come di solito facciamo nei soggetti meno obesi, cioè quello di mettere per esempio una medicazione tipo Prevena per non fare questo intendevamo, sì. Ecco, però in questi casi, avendo un panicolo molto ben rappresentato, Francesco ti potrà spiegare bene la tecnica della French fries o delle French fries, cioè delle patatine di spugna che vengano messe verticalmente entrando dalla ferita fino ad arrivare alla fascia. Sulla linea mediana le metti 5 o 6 e poi ci metti sopra la medicazione a pressione negativa che abitualmente usi. Quindi la Prevena va benissimo, a patto però che dreni all'interno della cavità. Perché la Prevena di per sé può arrivare a un buon effetto attorno ai 5-6 centimetri di profondità, non di più. Quindi se tu hai cavità o spessori di sottocute che superano questi valori, è preferibile affidarsi alle cosiddette French fries, di cui amico Francesco è stato pioniere. Che ne dici, Francesco? Non è una mia idea, non è stata una mia idea, che sia ben chiaro. Era un'idea. Ti vediamo robusto, magari le patatine ti è venuta a mezzo. Sì, le patatine piacciono molto, le patatine sempre piacciono. Forciano la vita comunque, le patatine. Sì, però no, il problema è questo, che il French fries non è una tecnica che ho inventato io, sai benissimo. Oh, è una tecnica che però abbiamo adottato in pazienti che hanno un adipe di oltre 6-7 centimetri. Questo questi sono i pazienti. Io, se mi è permesso di dire due cose. Non mi farei tanto i problemi. Una persona che ha è di magrezza di 70 kg e ha un grembiule talmente così evidente, non mi creerei tanti problemi di far saltare l'ombelico. Questo commento lo ha fatto identico il chirurgo plastico all'inizio. Il problema è che può essere che il paziente tiene all'ombelico, però c'è anche da dire che uno che si riduce in quei casi a 70 kg di me, obiettivamente forse l'ombelico ne fa anche a meno. Comunque, indipendentemente da questo, qui c'è un messaggio che secondo me va ben sottolineato, che è quello che è stato detto prima, che è quello che praticamente non bisogna operare i pazienti con un BMI sopra i 50. Questa è una cosa veramente che ormai è ben codificato, è ben sottolineato da per tutti, eccetera. Per cui sopra 35-40 bisogna mandarli in chirurgia bariatrica. Sotto i 30 o li operi oppure gli fai un programma dietetico, perché si è visto che anche se in letteratura c'è un po' di cose contrastanti, però bene o male ormai è sicuro, sopra il 45 di BMI l'SSE e l'SSO è nettamente superiore per operare questi pazienti. Secondo, un'altra cosa, io ecco, quando facciamo questi interventi li facciamo col chirurgo plastico, facciamo entrambi gli interventi di laparoplastica più l'addominoplastica, perché appunto molte volte facciamo saltare l'ombelico e diciamo anche al paziente l'approccio se deve essere una linea mediana, facciamo una linea mediana, un'incisione a T come classico la procede, e già diciamo al paziente che probabilmente potremo avere, nonostante tutte le precauzioni che possiamo fare, Prevena, French fries, eccetera, una problematica sulla T alla fine dell'addominoplastica. Oppure consideriamo, per la vascolarizzazione, anche l'incisione a losanga, molto lunga, perché così abbiamo l'irrorazione dell'epicastro superiore e inferiore, e molte volte abbiamo anche meno problematiche vascolari. Teniamo anche presente che cerchiamo di operare il paziente quando già non mi ricordo adesso quanto tempo ci ha messo. Oggi a sei mesi, ma noi lo rivediamo fra 70 kg, però il problema è questo: arriveranno fino a un certo punto dove praticamente non dimagriscono più.
Per cui dopo 6 mesi da quando dal punto dalla linea, dalla linea, diciamo dallo stop del dimagrimento, possiamo pensare di operare. Perché? Perché verrà magari probabilmente migliore l'intervento, si è equilibrato e stabilizzato il paziente, eccetera. Naturalmente non, quando andiamo a parlare con il paziente non parliamo di un fatto estetico, questo è indubbio. Cioè non diventa Schwarzenegger, questo è indubbio. Noi cerchiamo di limitare il suo stato fisico dei addome pendulo e la parocele per risolvere la patologia dell'addome pendulo e della parocele, ma non sicuramente per il fatto estetico. Questo è quello che io... Siamo tutti d'accordo che qua va fatto addominoplastica la parocele, Andrea, Pierluigi? No, Pierluigi ha detto di no. No, 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 aspetta, no, io non ho detto di no, di stare attento all'ombelico, di stare molto attento. E cosa consigli un caso del genere? Lo toglio oppure hai... Ti faccio vedere, mi sono divertito a disegnare, spero che si possa vedere, aspetta un attimino, share screen, no, aspetta, no, niente, ok. Faccio vedere il disegno, se si vede. Sì, si vede, se lo avvicini si vede meglio. Okay. Eccolo qua, questo vedete sono le mammelle. Sì. Questo è il pube, sì. Questi sono gli inguini, sì. E ha fatto questo taglio qui, che si chiama Flor de Lis, che sarebbe il, diciamo, il fiore della mia città, insomma il giglio. Sì. In questa maniera l'unico rischio che diceva Francesco è sugli angoli, che sono quelli ipoperfusi. Questi angoli qui vanno suturati sulla linea mediana, abbassandoli, e qui naturalmente la pressione, la medicazione a pressione negativa è mandatoria, e associandola alle French fries. Lui c'ha un taglio mediano, il paziente ha un taglio mediano, più c'ha il grembiule che consegue al dimagrimento, per cui per correggere va fatto questo tipo di incisione a giglio. Perfetto, e l'ombelico? L'ombelico, vedi, è disegnato. E se noi dovessimo fare solo l'intervento non RIV, oppure diciamo al paziente che corre il rischio di avere una sofferenza ischemica e quindi di perdere l'ombelico, io di principio in un soggetto giovane rischierei e glielo proverei a lasciare. Se va in necrosi non succede nulla, si recenta, 2 punti di sutura, rimane una cicatrice che assomiglia vagamente a un ombelico. Però l'intervento che io faccio in questi casi è questo. Andrea? Io concordo nel fare addominoplastica e riparazione protesica. Probabilmente con buona possibilità di sacrificare l'ombelico. Eventualmente lo può ricostruire in un secondo tempo il chirurgo plastico. La sede migliore per la protesi è sempre la retromuscolare. Dovendo la seconda opzione, però la preferisco l'anteriore. Una component anteriore in caso di problematiche cicatriziali, piuttosto che un IPOM. Una protesi endo-addominale in un giovane così, anch'io concordo per non metterla. Un'ipotesi provocatoria può essere quella di fare una bella incisione a losanga, fare uno scollamento sottocutaneo, e a quel punto, piuttosto che fare, non abbiamo l'attacco per valutare. Se dall'attacco dovesse scaturire, abbiamo degli elementi, abbiamo visto diagnostici che ce lo possono anche predire, che una component sarebbe molto probabile, si potrebbe anche fare tramite questo approccio un anteriore, magari con un posizionamento secondo Carbonetta TAI. Cosa ne pensi, Francesco? Sì, allora, altro messaggio, io non metterei mai un IPOM per il semplice fatto che non è un IPOM, sapete che noi siamo tutti contrari all'IPOM, però il problema è le dimensioni. Se tu fai un IPOM in un paziente obeso dei 70 anni, non è un IPOM con una protesi di 10x10, è un IPOM con una protesi 40x30, per cui praticamente tutte le problematiche secondo me si assommano di una protesi posizionata endoperitoneale. Quello, quello che tu dici di una separazione anteriore è molto comodo, soprattutto quando c'è da portare via tanto cute, sottocute, eccetera, anche perché la vascolarizzazione viene data dall'epicasso superiore inferiore, quindi probabilmente, per esempio, puoi abbondare nel portare via. E comunque io credo che
Non abbiamo, come detto, la TAC, si può anche cambiare in corso d'opera, però bene o male la problematica di avere tutte e due le due separazioni, sia anteriori che posteriori, possono essere dei validi motivi, per cui dei validi alternative per evitare un IPOM. Cioè, io ho una persona di 20 anni, un IPOM con una prodi così, cercherei di non metterla fino all'inverosimile. Bene, mi pare che tornerai un attimo sulla ventriera. Io penso che all'inizio sia la funzione principale sia soprattutto quella di aiutare un po' nel ridurre gli spazi morti, appunto nel ridurre sieromi o eventualmente sviluppo di ematomi. Io la uso sempre anche di notte per i primi una o due settimane. Non so se siete d'accordo su questa impostazione. Noi la mettiamo, anch'io la uso nel post-operatorio, ma più che altro per una questione ipnotica, nel senso che mi fa dormire più tranquillo, ma non sono convinto che serva a qualcosa. Il grande maestro Paolo Negro non era molto favorevole all'uso di panciere, te lo dirà Francesco, che è il suo allievo. Però... No. Io credo che la panciera, il problema del sieroma, sono d'accordo con te, per questo io non la tengo più mesi come era in passato, ma la tengo massimo 10 giorni. Dopo 10 giorni dico di toglierla. Francesco. La nostra opinione è questa, che la panciera va benissimo. No, professore, devo dire che Paolo Negro non era contrario. Il problema è che deve essere contenitiva, non deve essere una panciera a stirare a morte. Contenitiva vuol dire che praticamente ci regoliamo così, stretch, ci può passare una mano dentro, quindi è soltanto contenitiva proprio per evitare i possibili sieromi, ematomi, ma non sicuramente a, come si intendeva prima, una pancerina per stretta a morte per, come post-operatorio. Andrea, e dopo penso che possiamo concludere questo primo caso. Io sono purtroppo un amante della pancerina elastica, ai pazienti piace, secondo me si muovono anche di più, onestamente, con la pancera. E se non è lo stesso sul manuale, sull'Atlante di Rosen, addirittura negli addomini complessi, mi pare che la consiglia addirittura fino a 3 mesi. E mi pare invece l'unico lavoro che mi ricordi, francese del 2014 o qualcosa del genere, diceva che non dava grossi risultati, però non inficiava la dinamica respiratoria. E quindi si può mettere, ecco. Mi è venuta un'idea, perché quando Pierluigi parlava di ipotrofia muscolare, essendo tuttora portando dei tutori per un guaio al ginocchio, però i muscoli se ne sono andati, non ci sono più. Bisognerebbe fare uno studio, vedere se c'è un'ipotrofia muscolare più marcata senza pancera, o con pancera, potrebbe essere un'idea da sviluppare, da vedere. Questo, guarda, è estremamente interessante, lo dobbiamo fare, e anche dovremmo mettere un questionario per i pazienti, una volta tolte la pancera, il tempo di ripresa a fare le normali attività, e paragonandolo con quelli che non hanno portato la pancera. Va bene, è un'idea per i prossimi sviluppi di studi sulla parete addominale, la lanciamo soprattutto ai più giovani che hanno tanto tempo e entusiasmo per applicarla. Io direi, se non ci sono altre domande, di passare al secondo caso, è sempre un addome complesso, è sempre l'ospedale Piemonte che si ripresenta, la dottoressa Lucchese, gli cediamo la parola per illustrarci questo caso. Anche questo in fieri o questo è stato... No, questo la dottoressa lo ha eseguito, lo ha dimesso, il paziente sta bene, e quindi chi meglio di lei può spiegare il caso. Perfetto. Buonasera a tutti. Mi sentite? Ti sentiamo ma non vediamo, perfetto, perfetto, adesso a posto. Buonasera a tutti, grazie tante per l'invito e la possibilità di partecipare a questo evento. Allora, infatti il nostro paziente, un attimo che cerco di attivare il tutto, dov'è? Okay.
poi farmi da davanti, vedremo. Allora, il caso che vi voglio esporre è quello di un paziente di 62 anni, un cardiopatico, un pregresso IMA, ipertensione arteriosa e soprattutto un plurioperato, perché è un paziente che è stato sottoposto nel luglio del 2019 a una resezione colica secondo Hartmann per diverticolite acuta complicata e successivamente nel febbraio 2020 ricanalizzato. E giunge alla nostra osservazione a settembre dicendo di aver notato la comparsa di una tumefazione a livello proprio in coincidenza della pregressa cicatrice chirurgica. Effettivamente l'esame obiettivo evidenziava un voluminoso laparocele mediano xifo sottoombelicale di circa 20x15 cm. Gli esami ematochimici erano nella norma, purtroppo anche qui la TAC, mi dispiace, ma non siamo riusciti ad averla, perché il paziente ha eseguito anche in questo caso la TAC in un altro nosocomio, quindi purtroppo non abbiamo le immagini. Allora, il concetto che a me piacerebbe forzare, perché poi alla fine deve diventare nostro, è che alla fin fine la chirurgia di parete è una chirurgia prettamente sartoriale. E quindi alla fin fine il chirurgo deve utilizzare della stoffa, però sappiamo che soprattutto negli addomi plurioperati questo non succede, non si ha a volte questa stoffa. E allora dobbiamo cercare in qualche modo di ricavarla. E noi inizialmente abbiamo fatto appunto una dissezione retromuscolare e quindi ci siamo anche creati lo spazio per poter poi inserire la protesi, ancora la protesi. Però ovviamente la guaina muscolare, così come la guaina anteriore dei retti, non arrivava alla linea mediana, era molto in tensione. Quindi a questo punto abbiamo dovuto fare una anterior component separation. Questa ci ha permesso di chiudere perfettamente senza nessun punto di tensione la parete e abbiamo deciso di mettere una ProGrip, che è una protesi che ci dà grandi soddisfazioni, perché a livello di decorso postoperatorio intanto non va ancorata, lo sappiamo bene tutti. E quindi non richiedendo né punti né tantomeno tax, ci permette un decorso operatorio veramente ottimo. Il paziente è stato operato il 7 ottobre e in quinta giornata è stato dimesso. Veramente sarebbe potuto andare via anche prima, solo che siccome è un paziente un pochino ansioso e anche ansiogeno, perché ci ha fatto esaurire a tutti. Comunque il decorso è stato splendido, il paziente in quinta giornata è andato a casa, l'abbiamo visto in ambulatorio. Anche qui abbiamo utilizzato la cosiddetta pancerina, che francamente ci ha permesso di evitare la formazione sia di sieroma ematomi, anche perché il paziente, essendo un cardiopatico infartuato, è un paziente sotto duoplavin, che ha sospeso il duoplavin e sostituito il duoplavin con cardiaspirina. Quindi dovevamo stare molto attenti a non creare, cioè a lavorare in ambiente sangue, totalmente sangue, per evitare poi l'insorgenza, ecco, di ematomi. Va bene, questo è un piccolo resoconto dell'addome compresso. Questo è il caso comunque che noi ci siamo ritrovati qui ad avere. Penso che l'utilizzo della protesi della ProGrip sia stata di grande ausilio, oltre ovviamente l'anterior component separation. Mi piacerebbe avere un po' la vostra. Certo, se non fossimo riusciti solo con l'anterior, a questo punto avremmo anche sostenuto una posterior component separation, però fortunatamente siamo riusciti ad avere la stoffa adeguata per poter chiudere la parete adeguatamente.
Mi piacerebbe avere una vostra opinione in merito. Va bene, allora apriamo un po' la discussione. È un caso, mi pare, abbastanza lineare di separazione anteriore dei componenti. È sufficiente classificarlo come complesso, Pierluigi? Sì, perché io penso di sì, perché con 20 per 15, sì. No, no, ma non è solo le dimensioni, hai fatto anche una component. Quando fai una component, automaticamente viene considerato complesso. È un criterio. Una domanda, Lea. Sì. Tu di qui, puoi tornare indietro nelle slide quando una delle l'ultima, quella della diciamo dell'addome. Ecco, questa. No, 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 vai pure avanti. Ecco. Tu l'hai chiuso così, cioè tu hai fatto l'anterior component separation, benissimo, e tu l'hai chiuso così, cioè i margini l'hai chiusi in questa maniera, cioè i margini cutanei, sottocute. Il sottocute, ho messo anche dei drenaggi, due drenaggi veramente. No, ti stavo chiedendo, tu hai lasciato tutta quella pelle lì? Sì, si spostava perfettamente. Non è tanta. Non andava. Ma sai perché te lo chiedo? Sì, sì. E vedi, tu hai pulito perfettamente i vasi perforanti periombelicali. E è necessario per fare un anterior component separation, anche se non sempre. Però il trofismo della cute, dei margini della ferita, va in sofferenza. Perché la cute riceve il sangue dai vasi perforanti. Quindi per questo ti chiedevo se non avevi recettato. No, l'ho controllata l'altro giorno, va bene. Però ecco, il consiglio, state attenti perché i vasi che sono attorno all'ombelico, sono circa 14 in media vasi perforanti, sono quelli che nutrono il sottocute e la cute. Diciamo l'obiezione all'anterior component separation fatta in questa maniera è che molto spesso porta a sofferenza ischemica della cute e del sottocute sovrastante. E in quel caso devi recintare i margini da tutti e due i lati, questo ci stai dicendo, sbaglio? Sì. Okay. Però qui in effetti sì, ok, qui non c'è stato, il paziente va bene, è andata bene, però lo terremo molto presente. E un altro consiglio, visto che parliamo di Progrippe, che è un eccellente materiale, Giuncini verso su, mettiamo noi. Sì, quello ora sì, si entra in una discussione con Gossetti. No, io dove detto, si va a finire, come giusto non lo so. No, però ti volevo dare un piccolo consiglio, sì, un piccolo, sì, la mia opinione. Siccome io ho avuto dei dispiaceri dalla anterior, quando cominciai all'inizio, e nella presentazione ho fatto vedere un lombocele conseguente proprio ad una anterior component separation, io non mi dispiacerebbe mettere una protesi a bridge fra i due margini dell'apertura. Vedi, tu hai due sorrisi, uno destro e uno sinistro. Ecco, queste due aperture, il distacco della poneurosi dell'obliquo esterno dal muscolo retto, ci potrebbe creare un punto di minor resistenza. Certo, perché nella parte inferiore non c'è niente, perché l'obliquo esterno e l'obliquo esterno è solo poneurosi, l'obliquo interno uguale, il trasverso è solo poneurosi, rischi di vederti uno sfiancamento. Allora, se tu metti la Progrippe e la fissi con una sutura continua sulla guaina anteriore del retto medialmente e lateralmente, ti riattacchi alla fascia, alla poneurosi dell'obliquo esterno, sicuramente stabilizzi ancora di più e dai un minor rischio di recidiva o di cedimento dei tessuti in quelle sedi. Perché l'anterior component separation è descritto che nelle zone inferiori sulla linea di Spighele possa dare delle ernie di Spighele stesse, capito? Molto bene, secondo me. Mi sto ricordandolo. Bene, gli altri? Posso aggiungere solo una cosa, che forse sembra strana, però, e c'è sempre sta paura. Mettendo la rete nella anterior component, se dovesse formarsi un seroma, se il seroma si infettasse, e dopo cosa si fa?
come si tratta questa infezione, questa rete che poggia su questa sorta di liponecrosi o di ascesso, chiamiamo? Sicuramente il professor Gossetti ci può essere d'aiuto. Vediamo. Back therapy. Il problema è che anche con la rete sintetica, dico, sì. Ma proprio sulla rete sintetica, okay. Soprattutto sul polipropilene. Io non userei per una component separation una anteriore una ProGlip per vari motivi. Primo perché è un po' pesante come polipropilene. Il ProGlip è un poliestere, è un poliestere leggero. Ah, beh, no, io il ProGlip, quando uso il ProGlip uso il polipropilene comunque, preferisco il polipropilene. Considera che, per esempio, hanno fatto per le component separation, hanno usato della stessa marca un poliestere puro. E il poliestere puro delle dimensioni di 40 e 50, 40 per 40 e 50 per 50, lo hanno un po', diciamo, hanno avuto un recall per una separazione posteriore, hanno mandato per la separazione posteriore, non si capisce bene come l'hanno posizionato, però io, la mia esperienza di un poliestere 50 per 50 in una separazione anteriore mi ha fatto, a distanza di un anno, dei buchi così, non ho capito il motivo sulla protesi stessa. Poi non protesi in un punto solo, in vari punti, perché poi ho rioperato, e rioperare un paziente con una component separation, soprattutto nella parte mediale, quando non c'è la copertura, non è una cosa molto semplice, onestamente. Comunque, indipendentemente da questo, il ProGlip in poliestere o in polipropilene non lo uso per tanti motivi. A, perché sono dimensioni piccole, e la pezzatura di un ProGlip al massimo è 30x30. No, quando fai per 15. 30x15, no, secondo me è 30x30, esiste, 30x15. È quello che avevo chiesto a Babbo Natale, ma non me l'ha mai portato. Mi sa che Babbo Natale te lo porta quest'anno. Comunque, anche se fosse 30x15 o 30x30, per quando fai una separazione anteriore, con la ricostruzione non ci arriva. Perché praticamente tu sai bene che, bene o male, non puoi fare più la ricostruzione, la ricostruzione protesica come si faceva 10 anni fa. Devi fare, almeno nella nostra esperienza, di fare una carbone, per cui andare oltre la separazione proprio per proteggere, per fare quel corsetto che abbiamo sempre detto. E il ProGlip purtroppo non ha queste dimensioni. Tant'è vero che quando faccio queste cose io uso un PVDF oppure uso un polipropilene non particolarmente sottile, leggero, ma un medium, perché mi garantisce di più la tenuta, e ci sono questi fogli molto molto più grossi. Sì, però tu parli, Francesco, di una carbonelta tie. Io faccio una carbonelta tie. Io non faccio mai, io non una separazione anteriore pura con un rinforzo, no, anche perché bene o male è vero che con rinforzo protesico la separazione anteriore ha minor rischio di recidiva, però è anche vero che con una carbonelta tie il rischio di recidiva diminuisce ancora di più. Certamente, se il paziente fosse stato obeso sarebbe stata una giusta indicazione. Io non so, io obiettivamente non riesco a vedere bene queste diapositive, ma... No, il paziente non è obeso, è un BMI normale. No, no, ma infatti è fatto bene a fare una RIV. Io personalmente avrei protetto, diciamo, cioè avrei ricostruito la parte, diciamo, connettivale. Anteriore. Scusa, ho fatto una RIV o ho fatto una separazione anteriore, scusate? No, RIV, separazione anteriore. Quindi hai messo due protesi? No. Hai fatto soltanto una, quindi praticamente hai fatto una RIV facendo una separazione anteriore, quindi non hai rinforzato la separazione. No. Ah, hai fatto soltanto una RIV. Ok, vabbè, no, quello va bene. Allora. No, io stavo parlando, avevo capito che aveva fatto una separazione anteriore con. Perché ti dico, non riesco a vedere bene la diapositiva. No, in quella precedente si vede che ho fatto una RIV. No, forse. Ecco, qui c'è la separazione. Cioè siamo sullo strato retromuscolare, non so se si capisce. Si vede molto. Io sollevo, ecco, è sollevato tutto lo strato muscolare. Non questo so se sì, ma la parte centrale, non, che cos'è? Peritoneo? No, che cos'è? Stacco? Che cos'è? La parte centrale è peritoneo. La foto non è venuta bene. No, infatti.
anche perché la distanza purtroppo... interparete posteriore non mi sembra una cosa... Bene. No, no, sembra tutto rosso. No, la distanza fra le due, fra una e l'altra non la vedo, ma vedo che sembra molto lontano le distanze delle guaine posteriori. Bene. Questo ha fatto l'anterior component. Sì, ho capito. Infatti hai visto dopo come sono sguainati i muscoli? Non si vede, non l'ho vista. Se vai avanti con le slide, Lea, vedi? Questa è la separazione. Lo vedi sotto, sopra le dita, vedi c'è quella specie di sorriso che è, diciamo, l'apertura sulla anterior component separation. Sì, perfetto. Forse è disturbata dal mio video, non lo vedo bene. Vabbè. Bene. Se riesci, se torni di una slide forse si vede meglio in quella precedente, ecco. Qui si vede la... però è prima della chiusura, quando chiude si apre ancora di più. Sì. Molto chiara. Qua non avete aperto il peritoneo? No. Un difettino qui, no. Ah, c'era un difettino, questo sì, ma l'abbiamo chiuso. Mi auguro. Sì, sì, certo. Sì, sì. Allora, okay. Va bene. Marive, è giusto, corretto. Andrea? Scusate, facevo il telefono. Io l'unica, niente da dire, tutto bene. Mi sembrava, leggendo la storia, che si potesse fare una considerazione sul fatto che ha fatto un Hartmann nel luglio 2019. La ricanalizzazione del 2020, forse nell'atto della ricanalizzazione poteva essere considerata e una prevena e forse anche una protesi profilattica, la mia domanda, visto che è successo tutto in così poco tempo. Probabilmente sì. Forse era meglio fare una posterior component separation, perché questo ti permetteva di andare in fossa iliaca sinistra e mettere una protesi a protezione, perché lo sapete che le stomie sono sprone a sviluppare un laparoscele nel 90% dei casi. Quindi probabilmente una posterior... Però arrivando... sì, giusto. Però la tempistica è... lui è stato... resecato Hartmann per diverticolite perforata, poi è stato ricollegato, ricanalizzato, ha avuto un laparoscele mediano, il sito della stomia consolidato, e sì, questo è il terzo intervento. Andare a mettere la protesi nella ricanalizzazione davanti a un paziente che dopo un Hartmann non ti fa il laparoscele ma te lo fa dopo, stranamente profilattica, dico, non ci abbiamo neanche pensato. Perché noi facciamo l'Hartmann, quando ricanalizziamo il paziente non ha un laparoscele. No, infatti. E non fa il laparoscele al sito della stomia neanche, ma fa un laparoscele mediano, dopo la seconda laparotomia. C'è un attacco che... L'ha fatta fuori e non abbiamo l'attacco con noi, perché questa è la differenza. L'hai voluto vedere, perché guarda, è uno dei pochi casi in cui la stomia non fa la parola. No, la stomia infatti non era... La stomia era consolidata, quindi io non mi aspetto neanche il laparoscele mediano. Quindi preventivo neanche il pensiero abbiamo avuto, veramente. Perché, ma totalmente. Bene o male, con questo tipo di intervento vai a indebolire quella zona sul fianco di sinistra. Per cui, a mio avviso, una zona di pregressa colostomia va comunque protetta se vai ad approcciare un laparoscele mediano. Questo lo terremo. Questo, che tenga o che non tenga, che ci sia l'attacco, questo va comunque fatto, perché con quelle incisioni che tu hai fatto sulla fascia, soprattutto sotto, vedi che sopra mi pare che avete denudato il retto trasversalmente per completare la separazione. Sotto invece c'è un pezzo di fascia che si continua, e là è una zona in cui Marincole, e mi pare che sia proprio a sinistra, potrebbe essere un'area in cui, spero proprio di no, però concettualmente le due cose a mio avviso vanno corrette insieme, cioè che tenga o che non tenga una protesi. Questo è su, però poi la testa è su. Siamo più sul questa è la testa, qui c'è la testa. Sì. A sinistra c'è la testa del malato.
però terremo presente questo concetto, ovviamente. Magari in a posteriori ci proteggiamo da altre insidie. Va bene, direi che se non ci sono altre domande, Francesco Gossetti, sei d'accordo? Sei tutto bene? Bene, bene. D'accordo, allora passiamo oltre. C'è l'unica differenza, se posso aggiungere, l'antirio è più semplice. Disgraziato. Dipende, bravo, mi sentivi. Ringraziamo la dottoressa Lucchese. Andiamo a un altro ospedale, la Villa Sofia Cervello, a Palermo, dove c'è la dottoressa Patti che ci presenta un altro complesso, la parcella del complesso laparoscopico. Sono curioso di vedere appunto questo laparocelle, penso sia dopo approccio laparoscopico o corretto per via laparoscopico. Vediamo, a lei dottoressa. Sì, grazie. Buonasera a tutti innanzitutto. Un attimo, condivido con voi la presentazione. Okay. Io sono Valentina Patti, da un anno lavoro in chirurgia generale oncologica al cervello. Il nostro caso clinico è il caso di una donna di 69 anni con un'obesità severa, un BMI di 45, un pregresso STEMI circa 2 anni prima dell'intervento di laparocelle e una dislipidemia. E la prima volta che è arrivata alla nostra attenzione la paziente aveva un'ischemia di digiuno ileale secondaria ad un'angina abdominis da trombosi periferica della arteria mesenterica superiore, e proprio in quell'anno del 2013 venne sottoposta a una resezione di digiuno ileale laparoscopica. A gennaio di quest'anno la paziente è ritornata nel nostro pronto soccorso per la comparsa di dolore addominale di tipo colico, diffuso a tutti i quadranti, e evidenza di una tumefazione in regione centro-addominale riferibile alla procele e non riducibile. In pronto soccorso stesso è stata eseguita un'attacca addome che ha mostrato un laparocele parambelicale destro con impegno di adipe omentale che si presentava diffusamente iperdenso, circondata da falda fluida, e sul versante endoaddominale alcune ansi ileali distese con dei livelli idraeri. Agli esami ematochimici la paziente aveva, una leucocitosi neutrofila, aveva un lieve squilibrio idroelettrolitico dovuto chiaramente al quadro subocclusivo. Queste sono le immagini dell'attack che è stata eseguita. Si vede la porta erniaria di circa 8 cm con l'impegno dell'adipe e il versamento. Ora, la paziente è stata sottoposta ad intervento laparoscopico. Scusate per il video, oggi abbiamo avuto un po' di problemi e va un po' a scatti, cercherò eventualmente di mandarlo avanti io. È stato indotto uno pneumoperitoneo con un VRS in ipocondrio sinistro a 12 mm di mercurio e introdotti trocar si è visto subito una sindrome aderenziale complessa con numerose aderenze sia viscero-parietali che viscero-viscerali. È stata dunque necessario chiaramente seguire una complessa e prudente viscerolisi per mostrare innanzitutto la porta erniaria, che non era neppure visibile, si inizia a vedere adesso nel video. Una volta individuata la porta erniaria è stata ridotto il contenuto dell'ernia in addome ed è stato poi necessario chiaramente preparare la parete addominale per l'apposizione di una protesi. Vi erano numerose aderenze viscero-parietali, quindi è stato necessario liberare le anse del tenue adese alla parete in modo tale che la protesi potesse aderire correttamente. Una volta eseguita l'analisi delle aderenze, vado un po' avanti, scusate, si è bloccato tutto. Ok, una volta eseguita l'analisi delle aderenze è visualizzata per bene la porta erniaria, adesso si vede, è stata esplorata all'interno e si è visto che questo laparocele si presentava pluriconcamerato e con un'estensione caudale importante. Considerate che nonostante la porta di circa 8-9 cm, l'estensione, una volta misurato anche l'interno, era di circa 17 cm per 10 cm. Per questo motivo abbiamo deciso di posizionare una mesh di 25x20 in modo tale da proteggere anche il difetto caudale della parocelle, che sarebbe rimasto come locus minore resistenza verosimilmente, e quindi temevamo potesse farsi poi una recidiva.
La protesi, vabbè, è stata introdotta in addome, sono stati posizionati 4 punti di fissità. Dopodiché, una volta sospesa, è stata fissata con una doppia corona di mezzi di fissità. Abbiamo usato sia mezzi di fissità non riassorbibili che riassorbibili, come si può vedere un attimino più avanti. Scusate. Ok, qua si vede il posizionamento dell'endotrax. Ok. Sia quelle non riassorbibili, a seguire potrete vedere il posizionamento di quelle riassorbibili. Esattamente. Ora, perché la scelta di questo caso clinico? Innanzitutto, mi rendo conto che non è possibile definirlo un laparoscele complesso tecnicamente, perché a parte le dimensioni, insomma, questo non lo è. In realtà, a discolpa mia e di chi insieme a me ha preparato questo caso clinico, che sono Giancarlo Lima e Mirko Angiapane, due colleghi, il nostro database in questo momento è ben custodito all'interno di una stanza in un reparto che adesso è diventato Covid, quindi non a nostra disposizione. Abbiamo utilizzato un po' ciò che avevamo a disposizione. Sicuramente l'obesità severa della paziente, scusate, qua il BMI è riportato scorretto, ma era 45, la sindrome aderenziale complessa e lo stato suboclusivo hanno reso questo laparocele, questo tecnicamente un po' più complesso rispetto a un normale laparocele. C'è da dire che la tecnica laparoscopica, nonostante le comorbidità della paziente, ci ha permesso di eseguire l'intervento, di avere un post-operatorio assolutamente privo di complicanze, cosa un po' complessa per una paziente con tutte queste comorbidità. Nulla, tutto qui. Vi ringrazio per l'attenzione. Va bene, grazie dottoressa Patti. Mi pare che l'indicazione laparoscopica in questi casi di urgenza in obeso sia una raccomandazione che ormai generalmente è accettata a livello proprio generale. Sinceramente non saprei cosa altro aggiungere al caso clinico. Sentiamo se i miei colleghi autorevoli. Francesco, dimmi. Sì, niente, quello che ha detto Gabriele è perfetto, è giusto, indicazione classica, laparoscele in un obeso, laparoscele, sì, difetto in un paziente obeso che ha crisi occlusive o subocclusive, perfetto, può essere anche un momento di passaggio, o dimagrisce o si tiene tutto quanto. Una domanda alla dottoressa Valentina. Ma non hai avuto nessun problema nel post-operatorio con quel voluminoso sacco erniario? No, sotto devo dire che l'utilizzo della pancerina ci ha evitato la formazione di un sieroma, cosa assolutamente molto probabile in una paziente con un sacco così ampio, però per fortuna l'abbiamo utilizzata per 15 giorni H24, poi abbiamo fatto sì che lo utilizzasse almeno in posizione in ortostatismo per i successivi 2 mesi. Quindi dimostri che la laparoscopia e la tecnica open sono molto simili, in quanto che entrambe, tutte e due, per 15 giorni hanno la pancera. Vedi? Sì. Stavolta per un motivo un po' diverso, però sì, più o meno. Però giustamente è infatti uno dei problemi della laparoscopia, quando tu tratti difetti erniari anche non enormi, però con grossi sacchi erniari, paziente ti arriva, c'è la raccolta serosa, ti dice al dottore, mi pare di aver sempre il laparoscele. Tu ti spieghi, no, guarda il liquido, ora si riassorbe, capito? E un po', diciamo, fa parte dei giochi della laparoscopia. Però effettivamente le indicazioni, non è un addome complesso, però le indicazioni, complesso da un punto di vista forse tecnico, ma... comunque, insomma, è giusta indicazione, perché in un paziente sovrappeso così, 45 non è poco, e giustamente la metodica di scelta è corretta, ecco. Quindi bene, specialmente perché non ha poi avuto problemi nel post-operatorio, testimonia ancora di più la bontà delle vostre scelte. Grazie. Forse un difetto così, forse ti poteva anche chiudere il difetto. 8 centimetri? 8 era?
8,2. Non ho visto bene. Ho difficoltà con 4. Non ho visto bene. Le faccio rivedere la tasca? No, no, ci credo, vabbè, non è che... Io gliela farei rivedere. Fammela rivedere, va bene, Ipponi? Sì, la rifaccio vedere subito. La fammi la tacca. Sì, sì, le immagini le faccio vedere. 8 centimetri trasversale o longitudinale? Vediamola. Vediamo. Queste sono cose da dare conto, serve per dare conto i poni, non per altri. Mi chiamo Tommasi. Il computer non mi assiste. Ok. Quindi è misurato è 81,9 mm. Longitudinale però. Sì. Quindi sì. Si poteva essere trasversale. Questo sì, potrebbe chiuso. Sarà un pochino meno, ma insomma, dai. È un plus, poteva starci, però. 8 centimetri? No, ma se vedi bene l'attacco, non sono... Il trasversale. 8 longitudinale. Fai vedere la... Sarà 6, eh? 6, visto 7. Che Ipponi sottolinea, fai vedere un attimo il difetto laparoscopico. Dai, la sutura qua. Sotto tensione molla tutto. Ma sono tutte sotto tensione quelle. La no, se la fai per 2-3 centimetri a livello ombelicale vanno benissimo. E quando superano i 5 centimetri, a me hanno insegnato a non fare le suture sotto tensione in chirurgia. Fai vedere anche il difetto laparo? Sì, sì. Dagli tempo perché poi brava. Vabbè, mica gli voglio... lo voglio fa. Questo è l'interno, adesso tra qualche secondo si rivede l'intera porta erniale. Insomma, una bella melanzana. Ah, sì. Ecco qua. Eccolo lì. Sì, no, è più circolare, effettivamente, è più difficile. Io ho difficoltà quando superano i 4 centimetri. Noi la facciamo, sì, ma dopo 4 ore, 6 ore, ha ceduto. L'iPhone Plus ha dei limiti, insomma. Sì, cioè, questa è sicura. Andrea? Sì, forse anch'io avrei provato a chiuderlo, però più che altro anche per avendo tanto adipe, forse anche a cercare di introflettere un po' il sacco per ridurre il seroma, però è andata bene così e quindi io ho avuto un seroma analogo e mi è durato 9 mesi, quindi sono stato partorito. Sì, però poi alla fine si è risolto senza toccarlo, se ne è anche parlato con il dottor Ipponi. L'unica cosa, la resezione digiunale che aveva fatto era su un'estrazione, quindi la parocella era su un'estrazione del pezzo della VL del 2013. Era un'incisione sovrasottombelicale di servizio, diciamo. Che sono quelle che non vanno fatte. Dico. Bravo. E si vede di tutto. Non ero specializzata. Era per discutere. Nessuno ti chiede la testa, per carità, però si vede molto spesso il mancato concetto di chiusura. Guardate che non lo si vede solo per chi fa laparoscopia. Io ho trovato incisioni di servizio in fossa iliaca sinistra con laparoscelli di difficile trattamento. Le ho trovate in sede epigastrica, quando qualcuno fa le micolettomie destre. Ho trovato un sacco di laparoscelli, lo dico apertamente, pazienti che fanno, che subiscano interventi robotici. E ho chiesto ai colleghi di robotica, loro mi hanno detto per forza, perché noi siamo stanchi, dopo 8 ore chiudano gli specializzanti, quindi la colpa se la beccano loro. Però effettivamente incisioni superiori ai 3 cm sulla linea mediana, specialmente i soggetti che hanno una diastasi, molto spesso esitano in laparoscele. Bene, se non ci sono altri commenti, passerei all'ultimo caso, che è di Francesco, che ci presenta una cosa enorme invece. E a te la parola, Francesco, a chiudere questa seduta.
Sì, grazie, ti ringrazio Gabriele, sei un amico. Senti, ti metto adesso queste diapositive, vediamo come share screen. Ok, share. Condivido. Bene? Vedete? Molto bene. Bene, allora. Questo è un caso clinico che vi presento, un caso clinico di qualche anno fa, di 2 o 3 anni fa, che ve lo presento per la disperazione del paziente. Questo è un paziente di 38 anni, sesso maschile. Nella sua storia c'era un BMI normale, con una BPCO, un'ipertensione arteriosa, però aveva fatto una lobectomia polmonare, una fondoplicazio secondo Nissen, una colicistectomia open e una plastica anatomica preaddominale, e poi ha avuto una recidiva di parocele, naturalmente della plastica anatomica, e ha posizionato una mesh laminare in poliestere nel 2005. Naturalmente quando si è presentato da noi, credo 2 anni fa, 3 anni fa, praticamente non ha portato la cartella clinica perché è andata perduta, e questo per noi è un grosso problema, anche perché non abbiamo grossi dati anche per seguire il paziente. La terapia domiciliare era questa qua, appunto, per l'ipertensione, eccetera. Da 10 anni, appunto, una recidiva di leparoceli. Da 2 anni, fistolizzazione, e faceva una medicazione giornaliera. E poi, con questa medicazione, incominciava a uscire le feci, per cui il paziente aveva difficoltà a condurre una normale vita. Ha usato prima un sacchetto, poi 2 sacchetti, 3 sacchetti per stomia, e alla fine, dopo 2 anni e mezzo, 3 anni che si faceva medicazioni, è arrivata la nostra osservazione perché non ne poteva più. E alla fine preferiva morire piuttosto che andare avanti. Il messaggio che già vi voglio dire è questo: non dobbiamo mai arrivare a questi stati. Perché? Perché mettete in difficoltà il paziente, mettete in difficoltà il chirurgo, e i chirurghi poi alla fine non vogliono più operare questi pazienti. Perché? Perché un paziente che ha un sacchetto d'assomia qua, un sacchetto d'assomia qua e un sacchetto d'assomia qua, il risultato di avere il paziente è che praticamente questi 3 sacchetti non reggevano, e praticamente ogni 2 ore si trovava inondato, poveraccio, da questa problematica di feci, di perdere di feci dalla ferita. Ebbene, questa è la TAC, vediamo se parte. Questa è la TAC. Vedete il difetto. Praticamente qua ci sono le ansie intestinali, questo è in ileali, con appunto altri sacchetti che c'erano della parocele. Lo vediamo anche successivamente con la manovra di ponzamento. Ponzamento dov'è? Allora è ripartito quello di prima, scusate, ma andavo avanti perché non è questo. Ecco. No, questo. Allora, questa è la 2 immagini dell'attack della parocele, e il ponzamento dove sta? Scusate. Non capisco perché non c'è il ponzamento. Scusate un attimo che riprendo le diapositive, perché mi sembrava doveroso farlo vedere, che è una cosa molto carina. No, non c'è. Boh. Ve lo faccio vedere su quest'altra cosa. Scusate. Allora. Ecco, questo è il... Lo vedete? Condividi lo schermo. Ah, scusate. Vediamo se riesce a fare condividere. Lo vedete adesso? Perfetto, sì. Ecco, questo è il ponzamento.
vedete il compartimento laterale, quello mediano, questo è il laprocele, e vi faccio vedere anche l'altro ponzamento che si vede bene in laterale. Questo lo vedete? Vede bene. Questo è il laterale, la situazione, che sicuramente non era delle migliori. Questo l'ho preso, l'ho fatto vedere perché. Perché praticamente in tutta questa storia, e vedete praticamente, scusate, ecco, si condivide? Sì, sì, vai avanti. Ok, vedete praticamente questo era un aneurisma della aorta. Allora, la problematica, vedete qua, ecco il trombo e l'aneurisma dell'aorta. La problematica è questa, questo è stato un reperto occasionale, quindi oltre ad avere questa problematica inerente alla parocele, aveva praticamente questo aneurisma dell'aorta, e quindi la prima cosa che ci veniva in mente è che cosa dovevamo fare, se trattare prima il laparocele o trattare prima l'aneurisma dell'aorta. Naturalmente abbiamo sentito i nostri chirurghi vascolari che ci hanno consigliato naturalmente di fare un trattamento endoscopico, e quindi hanno fatto una settimana prima hanno fatto questo trattamento dell'aneurisma. Aveva 8,5 centimetri di calibro massimo dell'aorta sottorenale, estesa da 3 centimetri al di sotto dell'emergenza delle arterie renali sino al livello della biforcazione aortica, con estensione crano-caudale per 8 centimetri. Le pareti della sacca aneurismatica presentano scarse placche calcifiche paretali, mentre il lume risulta occupato da depositi trombotici ad aspetto stratificato e con modesti segni di ulcerazione, con ampio lume residuo. Il colletto presenta calibro massimo di 2,5 cm e sede di placche calcifiche paretali. Poi, oltre a questo, c'è anche una dilatazione aneurismatica del tipo celiaco, eccetera. Naturalmente, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto prima il trattamento, come abbiamo detto, dell'aneurisma, e poi abbiamo fatto a distanza di una settimana l'intervento sulla parete addominale. E questo è uno dei casi che il dottor Ipponi praticamente ci prende in giro, ma siamo ricorsi a un intervento in due tempi, uno di 9 ore mi pare, l'intervento demolitivo, e poi il secondo intervento praticamente che è quello ricostruttivo. Che cosa abbiamo fatto? Una laparotomia mediana sifopubica con escissione della losanga cutanea di 20x15 cm, comprendente i 3 tramiti fistolosi e la protesi esposta. La mesh dislocata risultava densa alla parete addominale, con un'estesa reazione infiammatoria a carico della guaina posteriore eretti, che interessava i muscoli stessi, penetrando nel colon trasverso e in alcune ansie leali. Resezione del colon trasverso e di circa 20 cm segmento ileale, anastomosi colo-colica e ilo-ileale. Lisi accurata dell'aderenza e riduzione di area inguinale bilateralmente, va bene. L'esplorazione accurata dopo la fase demolitiva evidenziava un grave deficit muscolare della guaina posteriore dei muscoli eretti bilateralmente. Pertanto, per la ricostruzione della linea mediana si eseguiva separazione posteriore dei componenti bilaterale fino allo spazio paravertebrale. Nonostante tale procedura, si rendeva necessario in regione epicastrica l'utilizzo di una protesi in bicri 15x10 opportunamente sagomata, che veniva fissata alla guaina posteriore dei muscoli eretti con sutura in bicri per una chiusura senza tensione. Questo è il pezzo portato via, questi sono le varie fissalizzazioni con il colon. E questo è dopo un'ora questo è il patch in bicri che abbiamo posizionato per chiudere la linea mediana. Dopo 9 ore di intervento chirurgico, in accordo con il team degli anestesisti, si decideva di posticipare la ricostruzione protesica al giorno successivo.
si assicurava una chiusura provvisoria acute e si inviava il paziente in terapia intensiva. Faccio presente che, perché in accordo con il team? Perché dopo 9 ore di intervento, prima il chirurgo è demotivato a fare una ricostruzione. Secondo, l'equipe chirurgica non cambiava, ma è sempre la stessa, e quindi dopo 9 ore, obiettivamente, la lucidità non è sicuramente quella delle prime ore. Terzo, il problema di tutti i laparocelli, tutti gli interventi, ma anche dei laparocelli, è l'ipotermia, per cui praticamente portare un paziente in terapia intensiva, riequilibrarlo, è stata sicuramente la cosa migliore per il paziente e anche per il team chirurgico che si è riposato. Il paziente è stato naturalmente trattato dagli anestesisti in terapia intensiva in modo da riequilibrarlo perfettamente come liquidi, termia, riequilibrio base, tutti i costi per portarlo poi successivamente il giorno dopo a un intervento chirurgico che è stato praticamente fatto come abbiamo fatto naturalmente per tanti motivi in secondo tempo. Allora, noi quando facciamo i pochi interventi che abbiamo fatto in due tempi ci hanno favorito che cosa? Andare a rivedere la cute portata via, le ansie intestinali e le anastomosi. Quindi praticamente che cosa facciamo? Vediamo sempre, quasi sempre, come sono le condizioni delle anastomosi, le condizioni del cute, sottocute e tutto, anche perché è ampia l'exeresi che abbiamo fatto. E per ricostruire abbiamo fatto due impianti biologici, 20x50 e 20x30, opportunamente sagomati e purtroppo uniti nella porzione mediale in sede retromuscolare, quindi abbiamo fatto una ripsoppa classica. Naturalmente perché 20x50 e 20x30? Perché è l'unico modo per coprire tutta l'ampia separazione di posteriore, infatti questa che voi vedete è la protesi 20x50 messa trasversale dallo sterno fino alla parte inferiore. Sotto abbiamo aggiunto 20x30 perché è quella che ci occupava di meno la parte inferiore per problemi appunto anatomici. L'abbiamo unite queste protesi con il polipropilene. Le protesi sono state sempre fissate come tutte le protesi quando noi facciamo la separazione possibile, una ristoppa Cooper e la sinfisi pubica e Cooper bilateralmente e sopra praticamente facendo il triangle fat e posizionando la protesi sotto al triangle fat, cioè dentro al triangle fat, quindi retrosternale. Mettiamo due puntini solo a livello della fascia posteriore per fissare la protesi, lateralmente non c'è bisogno perché bene o male viene accolta in questo compartimento. Abbiamo messo due drenaggi sovraprotesici, chiusura a linea alba, il quilting sottocutaneo per aderire meglio il cute sottocute, prevena, protezione della cute. Probabilmente il decorso post-operatorio del paziente è stato regolare, in sesta giornata veniva rimossa la medicazione a pressione negativa, dimissione in 23esima giornata post-operatoria, controllo clinico a 1, 4 e 9 mesi. Praticamente l'abbiamo controllato, ha aumentato un pochetto di peso, ma niente di particolare, e questa, vediamo se si vede l'attacca, non so se aspettate, no, questa non è l'attacca, aspettate, sì, questa dovrebbe essere l'attacca. L'attacca evidenzia praticamente, la vedete? Sì, sì, la vediamo. La vediamo, vedete praticamente la protesi con questo segnale iperdenso, eccolo qua, che sì, è ondulata ma ha una buona tenuta, questa a distanza di 9 mesi. Vedete anche, abbiamo fatto anche l'attacco per il semplice fatto che praticamente abbiamo messo in evidenza, abbiamo fatto l'attacco proprio per vedere la situazione aneurismatica con l'endoprotesi posizionata precedentemente, e questo è risultato a 12 mesi. Purtroppo il paziente è deceduto a 18 mesi per emorragia cerebrale. Ecco qua.
Grazie Francesco, è un caso semplice, non serve neanche la discussione. No, infatti, il problema che vi voglio dire è questo, che praticamente bisogna rinunciare, bisogna evitare di arrivare a questi livelli. E questi livelli si arrivava, se magari si operava prima e non aveva tutti questi problematiche che praticamente hanno reso una vita impossibile al paziente e ai gli infermieri, perché i medici non lo hanno accudito da un punto di vista di medicazione, e probabilmente hanno reso la vita del paziente per 2 anni e mezzo impossibile. Il paziente è venuto da noi consapevole che poteva, cioè consapevole, preferiva morire piuttosto che vivere così. E voi sapete bene che io, a un caso clinico, a un caso di questo tipo, la prima cosa che gli dico: guardi, lei muore. Se non muore, può avere qualche successo e può avere una quasi normale vita. Ebbene, questo paziente, naturalmente, avete visto, noi facciamo tutti i controlli, eccetera. Vi dico soltanto una cosa, che dopo che è morto, la famiglia mi ha ringraziato perché ha detto che almeno per 1 anno e mezzo gli abbiamo dato una vita decente. E questa è una delle cose più belle che mi poteva dire. Mi dispiace che è morto, anche perché per questi pazienti te li sposi quasi e quindi te li vedi giorno dopo giorno, però la cosa più bella è che questo è stato veramente contento per 1 anno e mezzo. Se si operava praticamente subito dopo la recidiva, evitava le fistolizzazioni, evitava tante cose, probabilmente poteva avere un sinus tract e basta. Questo perché? Per l'ignoranza intendo dire dei medici, ma l'ignoranza che non conoscono, non l'ignoranza da un punto di vista, perché l'80% dei pazienti scappano a questi quadri qua, dei pazienti, scusate, dei medici scappano a questi quadri qua. E ecco la non credi i poni? Perché mi hai fatto così. Così, però bene o male. Nel senso, Francesco, è una storia già vista, chi si occupa di parete, purtroppo, la storia è molto simile molto spesso. Il paziente ti viene e dice: ma Dio, scusi, lei arriva in queste condizioni, ma il medico di famiglia, ma che vuole? Il medico di famiglia, quando mi ha visto all'inizio, mi ha detto: ma no, la parosciele è così piccolo, ma lasci fare. Poi sono tornato dopo 2 anni, ma ho trovato una condizione talmente avanzata e ha detto: ma che è matto, si opera? Ma no, non si opera. Ecco, qual è il nostro problema? Purtroppo il problema nasce da considerare la patologia di parete una patologia di un dio minore e quindi trascurata. Ma che vuoi, è un'erniettina, lascia perdere, si starà a vedere. E poi quando vai a vedere, no, è troppo grosso, ormai non ti conviene nemmeno operarsi. Quindi è una situazione purtroppo che si vede costantemente. Chi si occupa di questa patologia, ahi noi, è una storia, un film già visto e che rivedremo in futuro nelle prossime occasioni. Ecco, sì, però per Luigi, tu lo sai bene, come lo sa Gabriele, lo sa Marì, tutto quanto. Operare un paziente di questo tipo non è soltanto un problema che il paziente può morire. Hai una responsabilità non indifferente. E obiettivamente che ti muore un paziente per una patologia benigna, perché probabilmente poi alla fine dicono, non vedono la situazione, vedono il paziente che muore per una niente. Allora è vero che tu te lo sposi questo paziente e tutto quanto, ma questo è uno sforzo, e tu lo sai bene, uno sforzo fisico, non soltanto all'atto dell'intervento, dopo. Non me ne parlare, io ho finito stamani mattina, te l'ho detto, ho fatto la notte, sono qua entrato alle 4:05 perché ho ricostruito un addome in un paziente, come tu sai, ci siamo telefonati. Esatto. Messaggio, io ti dico questo qua e te lo dico molto onestamente, il messaggio che io voglio che venga detto in pubblico è questo qua, poi ve lo faccio vedere con questa ultima diapositiva che ho presentato poi alla SIC On Air di questi giorni, che è questo qua, fammi vedere questo qui. Lo vedete questa diapositiva? Sì. Questa diapositiva ovviamente sta a significare questo, che quando tu fai una ricostruzione deve essere fatta, l'abbiamo sempre detto, one shot, un colpo solo, è vero, infatti è tua, one shot. Bene, precoce, riparazione precoce e fatta bene la prima volta, perché altrimenti, e questo per Manetti, perché l'ha presentata lui l'altra volta, che praticamente rientri in un circolo vizioso, che praticamente entri in un vortice che ti porta a che cosa? A questo,
che da una semplice laparocele va a finire a un complex. Allora, e poi il complex, adesso si parla di separazione anteriore, separazione posteriore, tutto quanto. 2012, 2010, 2012, Carmonet Tatai. Noi siamo nel Carmonet Tatai, prima Carmonet Tatai, poi Rosenet e Alfredo Carmonet. Noi siamo nel 2020, sono 8 anni passati. Io ancora adesso voglio vedere quante persone riescono a fare una component separation bene. Questa è una critica, un messaggio, una cosa, però la cosa sicuramente che se tu fai all'inizio un intervento one shot per un laparocele così piccolo, tu hai risolto tutti i problemi non soltanto al paziente, al chirurgo futuro. E la scelta della protesi diventa fondamentale. Con questo ho finito. Scusami Gabriele, ma lo sai, ci si diverte con Francesco. Noi ci divertiamo sempre. Ma sei sicuro di aver scritto bene tutte le slide? No, nel senso, io mi ricordavo un'altra situazione, Francesco. Non mi ricordo. Metti le prime slide, dai. La prima? Sì. Ma la prima del caso clinico? Sì. No, il caso clinico non... No, tu hai scritto poliestere laminare, non esiste. Poliestere laminare ho scritto? Allora ti posso dire veramente... Non è peccato. Era poliuretano, ricordatelo. L'hai detto te? Poliuretano. Non credo che questo sia stato poliuretano. Me l'hai detto te, Paolo Negro insieme. Lo sai perché non credo sia poliuretano? Perché questo credo che sia. Aspetta, c'è qua una cosa. No, non era questa la paziente. Non l'ha operato Francesco, ha copiato il caso da qualcuno e ha copiato male le slide. Hai detto bene, lo sai. No, tu sai benissimo. Io ho tutte le schede dei pazienti e ti dico che questo è... Non è di Roma, deve essere più a sud. Poliestere, è vero, poliestere Cusen. No, ipotesi laminare in poliestere della Cusen, non è quello che dice. Non è quello di poliuretano. No, e se è della Cusen, no, non so. No, non facciamo nomi su, dai. No. Vabbè, perché non si può dire, scusa, è la marca della cosa, se fanno i nomi. Comunque, questa è la scheda che mi sono fatto fare scaricare dai ragazzi e ho scritto queste cose perché devo fare in fretta, quindi non è che sono stato a guardare obiettivamente quello che ho scritto. Comunque era una protesi laminare in poliestere. Senti, ma io vorrei che i ragazzi che ci stanno seguendo e quelli più giovani, ricordatevi il tempo impiegato per questo intervento. Guardate, io ho visto operare professor Gossetti. Non è una pipa, ecco perché ci metto 9 ore. No, non dorme, è molto veloce. Questa è una chirurgia che richiede tempo. Preparazione psicologica, fisica, un consiglio da chirurgo a chirurgo. Prima di andare in sala operatoria, cercate di mangiare qualcosa e di bere molto, perché dopo 6 ore la disidratazione porta a cattivi consigli. Io personalmente ho iniziato nell'ultimo anno a prendere il pre-op, che sarebbero maltodestrine che noi diamo ai pazienti oncologici, per prepararli all'intervento. Sono stati consigliati anche negli interventi di laparocele. Certo, io me lo bevo anch'io, insieme al paziente me lo do anch'io. Il paziente? No, io me lo do sia al paziente che per me, perché quando c'ho da fare un intervento di 6 ore... E si fa mettere anche il catetere, E fasciare le gambe. No, comunque, ti posso dire che Luigi, poi tu lo sai, che bene o male Paolo Negro era la persona che... veniva in sala operatoria mi pompava, perché molte volte alla fine non ce la facevo, volevo lasciare tutto andare, perché veramente ti pia una depressione, soprattutto quando incominci a fare, quando vedi che la protesi è aderente all'intestino o invade l'intestino, migra nell'intestino, ti pia gli scoramenti, perché oltre a un intervento così pesante tocca fare la resezione. La desiolisi, prima la desiolisi, la desiolisi, la resezione, per cui praticamente sono interventi che partono 2 ore dopo la fase, diciamo, 2 ore dopo che tu hai aperto l'addome, quindi è una cosa veramente deprimente.
mal voluto non è mai troppo. Però deve dare che alla fine c'è una soddisfazione non per tua, ma una soddisfazione da parte del paziente. Cioè, il paziente, questo ha avuto fortuna, però il paziente gli cambia la vita e ti è veramente, ti è... ti saluti, ti ringrazia fino all'inverosimile. E questa è la realtà di soddisfazione. Naturalmente se uno parte dal presupposto che questo intervento soltanto di protesi sono partite circa 25-26 mila euro, dice vabbè lasciamo perdere, che facciamo fare? Però in realtà è che questo paziente deve vivere in qualche modo. D'accordo. Il problema che hai sottolineato tu non è di seconda importanza, perché c'è un problema strutturale e di organizzazione sanitaria. Certo, che nessuno ormai vuole più operare, non è solo il medico di base, sono anche tanti chirurghi che per affrontare una cosa del genere molto spesso si trovano anche in qualche modo boicottati dalla struttura in cui lavorano, perché comporta un peso per la sala operatoria, per l'economato, per il reparto, perché se si complica sono mesi e mesi di degenza che non viene visto bene. È un intervento così, è un fior di intervento che però non ha per esempio la stessa rilevanza che ha, non so, una cefalodoveno-pancreasectomia che è un'epatectomia che magari è tecnicamente anche più semplice e più lineare come tipo di intervento, per cui è un lavoro di concetto, di anche proprio strutturale, di organizzazione sanitaria. Bisogna trovare una soluzione per questi pazienti, perché sennò si trovano a migrare, come dico io spesso, da destra a sinistra, non trovano spazio, si scoraggiano, dopodiché dicono vabbè, mi tengo quello che ho e quello che sia, e creiamo degli invalidi civili. Dai, però Gabriele, il problema è questo paziente, che l'abbiamo preso così proprio per critiche, per così, per fare una discussione, un paziente che porta tre sacchetti di adastomia, che non riesce a collegarli insieme e che probabilmente non può uscire più di casa, perché se fa un metro gli esce nelle feci, diventa più che, oltre che un invalido. Si voleva suicidare questo paziente. Sì. Allora, un tumore del colon, che sicuramente ti danno 10 volte di più, ma 2 volte di più rispetto a un laparoscele, ma con una spesa sanitaria che praticamente è inferiore di, credo, 30 volte. Questo paziente ha avuto terapia intensiva, tutto un decorso con trattamento PAC, 20.000 euro di protesi, tutte le consulenze dietro che potevano essere infettivologiche, tutte le consulenze che ci sono per una gestione normale di un paziente, di un trattamento multidisciplinare, ti ha portato... Due mattinate di sala operatoria. Due mattinate di sala operatoria. Ti ha portato che cosa? Ha un costo che si avvicina a quello che noi facciamo sempre vedere nel panorama americano, che un 80.000 può salire a 82.000 euro dollari. 82.000 dollari, questo paziente 23 giorni di ricovero, c'è stato tutto. 10% del mio budget. Sì, certo, ma sicuramente. Però che facciamo? Li abbandoniamo? No. Pure quella è una scelta. Pure quella è una scelta. No. Però obiettivamente, considerate il fatto che un trapianto di fegato, noi, bene o male, voi lo sapete, io sono in un centro trapianti, perché la seconda linea di chirurgia è sempre un famoso centro, è stato sempre un centro trapianti. Vive, la seconda linea di chirurgia e molta chirurgia vive con i trapianti, che in massima vengono super pagati rispetto agli altri tipi di chirurgia. Beh, un trapianto ormai nel nostro dipartimento ci mettono 3 ore e mezza. A me mi vedono in giro perché ci metto una media di 8 ore per un addome complesso. Sì. Pierluigi dice che sono bravo, ma io gli dico anche che so pippa, però il problema è questo, sono sempre 8 ore e mezzo di sala operatoria. Problemi economici mostruosi. Questi pazienti hanno una dignità e voi lo sapete, io ho 350 pazienti di questo tipo, non di questo tipo, però di laparoscelli complessi. 350 pazienti, stavamo dicendo con Paolo Nicolo, non li faremo mai in vita nostra. Va bene. Credo che abbiamo finito, giusto? Certo, un po' amaramente, però è anche lo stimolo per... Uno sfogo. Posso dire un qualcosa per i giovani sempre, per i più giovani di me? Io dico sempre ai ragazzi,
tutti più di me, no, tranne Gabriele, tranne Gabriele che è leggermente più vecchio. Ma io dico sempre, ragazzi, la patologia di parete va imparata, perché è più facile fare una patologia di parete che non una cefalododeno-pancreasettomia. Quindi è bene che si sappia fare tutto, dalla cosa più semplice alla cosa più complessa, perché ci capiterà spesso di farla. Quando si entra in discussione con i colleghi che si danno un po' di importanza perché si occupano di oncologia, io dico sempre ai nostri politici, ai miei politici, che di persone brave in Toscana, che sono veramente brave sulla cefalododeno-pancreasettomia, ne conosco almeno 20. Non conosco però 20 chirurghi che facciano bene la chirurgia di parete complessa. Questo fa riflettere. Se poi si pensa agli esiti che tutti conosciamo dei pazienti sottoposti a pancreasectomia o a dodenocefalopancreasectomia secondo Whipple oppure secondo le varie Longmire, Traverso, eccetera, eccetera, rendetevi conto anche quanto spreco di denaro pubblico c'è. Perché questi pazienti, ai noi, dopo un anno ci lasciano, senza contare tutte le complicanze. Io sono un centro di riferimento per la patologia pancreatica, e devo dire che il 30% di complicanze sono la media, ma anche di più. Quindi cerchiamo di tenere sulla corda e non considerare la patologia di parete una patologia cenerentola, assolutamente. È sbagliato, non dobbiamo chinarci a questa abitudine che ci sentiamo dire alle spalle, ma che vuoi fare le erniettine? Io gli farei fare le erniettine al professore, non a te Gabriele, o a te Francesco, a tanti professori che loro fanno il cancro. Vieni a riparare queste cose, io te la faccio la cefalododeno, riparami questa cosa qui te. Va bene. Io direi che sì, ci avviamo alla conclusione. Oggi abbiamo visto un po' tutte quante le varie forme di addome complesso. L'obiettivo di tutti questi nostri incontri, ricordiamolo, anche quello proprio di fare, di seminare un po' di cultura, di condividere quello che si sa sulla parete addominale, sugli addomi complessi, proprio per aiutare i nostri colleghi a maturare, ad arrivare a fare quello che ha fatto Francesco Gossetti. Per arrivare a questo però ci vuole tanto impegno, ci vuole tanta preparazione, ci vuole tanta cultura. Ecco, io vi ringrazio perché penso che anche oggi nel nostro piccolo siamo riusciti un po' a seminare qualcosa di buono in questo ambito, e ringrazio ancora una volta anche i nostri sponsor che ci danno la possibilità di attuare questi incontri che sono sempre belli, che danno sempre degli aspetti nuovi e interessanti per quanto riguarda l'addome complesso. Io, se gli altri sono d'accordo, cederei la parola a Vittorio Lombardo, che è stato il nostro chi ci ha ospitato, e ringraziandolo ancora e lasciando a lui un po' le conclusioni, se siete d'accordo Francesco e altri. Certo, ti ringraziamo molto, Vittorio, alla prossima. Ciao Vittorio, complimenti. Grazie a tutti e spero che la prossima volta avremo l'opportunità di parlare del ruolo della chirurgia robotica nella chirurgia della parete. Comunque è stata un'esperienza eccitante, abbiamo imparato e condiviso nozioni e tecniche, e c'è sempre spazio per migliorarci. Grazie infinite a tutti.